Ciao a tutti, eccomi qui con un video che non vedevo l'ora di farvi e sono sicura anche voi siete felici di vedere, perché con questo video cominciamo con le recensioni dei nuovi prodotti Essence che in questi giorni dovrebbero iniziare a vedersi sugli stand, quindi nelle varie OVS, Tigotà, eccetera, eccetera. E non potevo che iniziare con il prodotto che generalmente uso tutti i giorni, che sia di questo brand o di altri brand, io non posso farne a meno, ovvero il The Deep Eyeliner, questo qui, ovvero l'eyeliner che si intinge. Eccolo. E questa è la mia versione di eyeliner preferita e lo uso davvero sempre, ne ho di vari brand e mi trovo molto bene perché trovo che abbia maggior controllo nell'applicazione. Ma prima di dirvi la mia, vi lascio ovviamente all'applicazione. Maybe you can help me work it out. Cause boy, you look so good. You just wanna get right to it. No, you can do it up like a real cool. Baby, we can do it. Come sapete tutti e vi ho già anticipato, è una delle nuove uscite. Non ricordo se Essence aveva già un eyeliner del genere, forse sì, o forse qualche tempo fa, però sono molto contenta che l'abbiano proposto per questa stagione o comunque per queste nuove uscite. Allora, questo eyeliner promette di essere waterproof, preciso, long lasting e appunto waterproof, stavo leggendo la descrizione. Beh, partiamo dal pack che è molto semplice e classico, con qui sotto il contenitore per l'eyeliner vero e proprio, con le scritte argento e il pennellino con un'impugnatura lunga, comoda e questo applicatore in feltro appuntito. E se avete visto il video dove provavo le novità di Essence, vi ho anche spiegato un po' come modificare al meglio questo applicatore perché all'inizio risulta un pochettino rigido. Se per voi insomma non va bene, vi consiglio di romperlo un pochino qui dove entra, sul tappino, non mi ricordo mai come si dice, e in modo da ammorbidirlo un pochino e fare in modo che segua meglio la forma dell'occhio. In ogni caso è abbastanza funzionale e si applica tranquillamente. Insomma, mi trovo bene con questo applicatore qui, sia con l'impugnatura che è lunga, giusta, comoda, eccetera, sia con l'applicatore che non è troppo lungo, troppo cicciotto o troppo fine. E devo dire, insomma, che da questo punto di vista ci siamo. Lo scovolino di questa dimensione vi permette anche di modulare un po' la linea, nel senso che potete fare una linea un po' più fine o se siete come me potete anche darci dentro e fare un bel rigone tratto marker, come in questo caso, e comunque insomma si può costruire e se sbagliate potete anche sistemare. A me è successo qui, prima ho sistemato bene la codina, potete
potete anche appunto intervenire con un cotton fioc e un po' di detergente e non si sbava troppo e quindi non fa troppi casini. Passiamo poi alla precisione. Devo dire che sì, è abbastanza preciso, soprattutto insomma nella zona codina. Poi dipende anche da quanto è giovane la vostra palpebra, perché più è bella tesa, tirata e giovane, più facile ovviamente è l'applicazione. La mia è giovane ma non troppo e quindi insomma non è proprio una linea netta. Poi è anche un eyeliner liquido, quindi bisognerebbe farlo asciugare così in modo da tirare una linea dritta e non muovere l'occhio, così non sbava, però non è che fa casini. Ad esempio, ve lo dirò sempre, l'eyeliner di NYX, quello lì con l'applicatore a pennellino simile Kat Von D, mi fa un casino negli occhi, cioè devo mettere una base sotto e poi eventualmente applicare quello in modo da contenere il disastro, altrimenti fa un casino. Sono due cose diverse, ma vi porto sempre questa opinione perché per farvi capire cosa intendo. La formula è liquida giusta, direi non troppo acquosa, leggermente viscosa, in modo che il prodotto possa scorrere bene sì sull'occhio, ma insomma rimanga intanto uniforme e colorato, quindi non faccia lì righe, e perché appunto non sbavi troppo, quindi anche qui ci siamo. Long lasting, devo dire che mi è piaciuto, la durata mi è piaciuta molto, perché l'ho messo alla prova in giornate lunghe, in giornate faticose e... cosa ho qua? Un capello davanti agli occhi, fa un po' ridere. E quindi devo dire che sì, la durata c'è, magari sbiadisce leggermente il colore, però non è che diventa grigetto o semitrasparente, è un po' meno intenso rispetto alla prima applicazione. Consiglio comunque, per ottenere un nero bello tosto, di fare magari una seconda applicazione, soprattutto in questa zona qui, in modo da avere un bel colore fedele. Sono rimasta molto contenta perché io tendo a lacrimare moltissimo, soprattutto qui ho sempre l'occhio umido, e ci sono eyeliner che mi sbavano o comunque si sciolgono tantissimo quando lacrimo, e questo qui invece resiste, magari va un pochino via proprio nell'angolino, però non fa un disastro, quindi non è che si scioglie e scende, rimane lì, si vede solo il puntino di pelle che non è coperta, ma non è che si vede più di tanto. Io ci ho fatto caso perché appunto stavo controllando com'era la tenuta e devo dire che questa cosa mi piace tanto, perché se qualcuno di voi come me ha questo problema che tende a lacrimare, questo eyeliner può essere usato anche in questo caso qui. È waterproof. Allora, non è che l'ho proprio messo alla prova, oddio sì, perché comunque la lacrima è qualcosa che mette alla prova un prodotto waterproof, però devo dire che quando mi vado a struccare, ok che ho il detergente e tutto quanto, spesso e volentieri oleoso, però si toglie via con facilità, e devo dire che quando lo tolgo ho la sensazione che ci siano dei granellini, quindi viene via un po' a pezzetti, a granelli, però insomma si toglie bene, non lascia residui, non dà fastidio, quindi ottimo anche qui. Se ritorno al video di prime impressioni novità Essence, la prima volta che l'ho applicato bruciava, però non è l'unico prodotto che mi ha causato questa sensazione la prima volta che l'ho applicato, non so perché, però adesso non mi dà più alcun tipo di problema, quindi boh, sarà l'emozione della prima volta. Vi lascio qui sotto il link di Cosmetic for Less, perché io l'ho acquistato lì, comunque dovrebbe costare intorno ai 3 massimo 4 euro, quindi pochi soldi, e se siete amanti dell'eyeliner e non potete permettervi eyeliner troppo costosi o comunque più costosi, questo qui è un buon eyeliner, è durevole, si applica con facilità,
Asciuga matte, è totalmente opaco e non è male come effetto sull'occhio. E, ripeto, se volete un nero super super intenso, magari ripassatelo una volta in più. Si può anche lasciare asciugare e ripassare, perché comunque non si stacca o comunque non fa righe strane o non risulta disomogeneo. E quindi il primo prodotto è promosso. Sono molto contenta, all'interno anche la pallina per miscelare bene tutto. Sono davvero contenta e sto provando vari liner in questo periodo di questo genere qui e devo dire che sono tutti abbastanza sulla stessa linea d'onda. Sto provando vari liner di questo genere qui in questo periodo e devo dire che sono più o meno tutti là. Alcuni meglio, altri un po' meno, però tra questo, quello di Rimmel e quello di Maybelline siamo un po' lì, poi ognuno ha le sue caratteristiche e i suoi applicatori. Se siete curiose magari vi farò insomma un po' un video dove vi spiego in cosa si somigliano e in cosa invece si distinguono, sì, non so parlare. E basta! Spero di esservi stata utile, fatemi sapere che cosa volete vedere nella prossima review Essence, se la palette occhi, se il primer per ombretto, se la palette viso o se c'è qualche altro prodotto che vi può interessare tra quelli che sono usciti, perché ormai insomma ci sono, basta solo beccare lo stand giusto. E io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!